Palazzo Reinusso a Rubiera, che è affascinante già di per sé, illustrato dal professor Ugo Pellini, esperto di botanica, diventa un'esperienza affascinante ed unica, soprattutto per chi come me ha una conoscenza modesta in materia. Una geometria nel cortile con quadrato. Che 2000 anni fa tutta la pianura fosse popolata da querce di pianura farnia è stata testimoniata con un ritrovamento che è stato fatto negli anni 50 intorno al Secchia, con delle querce fossilizzate. Quindi noi sappiamo che 2000 anni fa qui c'erano delle querce di dimensioni altissime. Questa è la Farnia, questa è 1,90 di circonferenza misurata di quello che si può fare. Facciamo anche un'altra distinzione su quelle che sono le piante ornamentali e quelle che sono le piante autoctone, cioè quelle che sono originarie, che dà l'idea dei popoli primitivi, quindi il fatto che questi venerassero gli alberi e in modo particolare il frassino, perché è la congiunzione tra l'uomo e Dio. Nel pomeriggio di domenica 30 aprile c'è stata appunto questa visita guidata promossa dal gruppo dei volontari che in maniera encomiabile curano il parco tutto l'anno e lo rendono accessibile al pubblico tutti i pomeriggi della domenica, dalla primavera fino alla fine dell'estate. L'albero tutore della vite, di quella che era chiamata la piantata padana. Questo breve filmato mi sono limitato a sottotitolare con il nome comune degli alberi e delle piante presenti nel parco e credo che
così certificati dal professor Pellini, saranno prossimamente cartellinate, se si dice così. Mancherà molto purtroppo del fascino della narrazione storica e di costume legata anche al nostro territorio. E chissà che in futuro questa esperienza non si possa ripetere, perché merita. Qui, per esempio, è uno dei pochi giardini in cui non ci sono dei sempreverdi. Allora, diciamo che non è una pianta rara e neanche ornamentale pregiata, è una pianta nitrofila, che vuol dire che cresce dove c'è molto inquinamento.